Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo arrivati ad un altro appuntamento del video tag 30 mesi di libri e la domanda di oggi è: qual è il personaggio con il quale ti vorresti scambiare di posto per un giorno? Io ci ho pensato tantissimo perché in realtà non c'è un personaggio con il quale io mi vorrei scambiare di posto, però poi riflettendo bene mi è venuto in mente un personaggio che mi piace molto e con il quale forse mi scambierei volentieri di posto per un giorno e sto parlando di Rossella O'Hara di Via col Vento. Voi sapete che Via col Vento è il mio film preferito, però non è il mio libro preferito. Però, anche se questo è un video tag dedicato ai libri, io vi cito comunque Rossella O'Hara, anche se mi riferisco più al film che al libro, ma perché ho questo libretto qua che è la storia completa di Rossella O'Hara. Quindi un libro su Rossella O'Hara ce l'ho, quindi ho pensato che potesse, diciamo, essere anche attinente. Questo è un libretto che io avevo trovato sulla rivista Gioia nel 94, quindi vi sto parlando di tanti anni fa e sono quasi sicura che non sia reperibile da nessuna parte perché lo davano in allegato con questa rivista. Però comunque all'interno è raccontata la storia di Rossella O'Hara e sono anche rappresentati alcuni vestiti dell'epoca. Vedete, ci sono anche le figure dei vestiti. Quindi, essendo Via col Vento il mio film preferito, essendo Rossella O'Hara un personaggio che comunque mi è sempre piaciuto, ho subito comprato questo libretto all'epoca quando era uscito. Adesso l'ho recuperato e ho pensato che forse Rossella O'Hara, pur essendo un personaggio difficile, con dei lati negativi, ma con anche dei lati positivi, potrebbe essere uno di quei personaggi con cui mi scambierei di posto per un giorno. Io sono sicura che voi conoscete anche magari solo a grandi linee la storia di Via col Vento, la storia di Rossella O'Hara, però comunque è un personaggio che a me piace perché pur essendo abbastanza frivola, pur essendo superficiale, pur non facendosi assolutamente scrupoli a manipolare un po' le persone e comunque a fare delle azioni senza preoccuparsi troppo di quali sono, di quali saranno le conseguenze che queste azioni avranno sugli altri, quindi pur avendo questi aspetti negativi, ci sono anche degli aspetti che secondo me sono positivi, ossia la sua grande forza, perché è un personaggio molto molto forte che riesce ad affrontare dei grandissimi dolori in maniera impeccabile, direi, perché veramente la sua forza d'animo le ha permesso comunque di andare avanti, di non lasciarsi sopraffare anche in momenti di grande dolore. Intanto non dimentichiamoci della guerra, e mi sto riferendo alla guerra di secessione americana, quella che c'è stata a metà del 1800, non ricordo se era il 1865, non vorrei sbagliare la data, in questo momento mi sfugge, comunque a metà del 1800, la famosa guerra di secessione americana, quella in cui ha visto il sud degli Stati Uniti contro il nord degli Stati Uniti per l'abolizione della schiavitù. In questo contesto si sono veramente fatti la guerra, ma la particolarità è che il sud degli Stati Uniti ne è uscito a pezzi, veramente a pezzi, li hanno massacrati e distrutti. Quindi il sud ha perso, Rossella era del sud, quindi ne è uscita anche lei a pezzi come tutti gli altri, però in tutto questo contesto ha perso anche la madre, il padre diciamo che ha perso un po' la ragione perché nel momento in cui è rimasto vedovo non è più stato a posto con la testa, inoltre da lì a poco muore cadendo da cavallo, quindi comunque ci sono anche questi grandi dolori. Poi ha una serie di mariti che muoiono tutti, poi arriva a sposarsi per la terza volta con quello che è il famoso Rhett Butler che sicuramente conoscete, e nel momento in cui fa un figlio, una figlia con lui, muore anche la figlia cadendo da cavallo. Quindi diciamo che ci sono state veramente delle situazioni tragiche nella sua vita. Inoltre, nel corso della storia rimane incinta una seconda volta, ma cade dalle scale e perde il bambino. Quindi ha avuto comunque veramente una serie di eventi tragici e in ultimo il marito che decide di lasciarla, decide di andarsene, di lasciarla. E lei lì, diciamo che pronuncia la sua famosissima frase domani è un altro giorno, perché proprio alla fine, nel momento in cui si accorge che è rimasta da sola,
Dice, vabbè, troverò comunque il modo di uscirne perché mi rimane sempre la mia terra, lei era legatissima alla sua terra e dice, dopo tutto domani è un altro giorno, quindi è questa la frase famosa che viene pronunciata in quel momento. Però al di là di tutta la storia molto a grandi linee di Rossella O'Hara, a me piace questo personaggio perché nonostante la sua frivolezza, la sua voglia di manipolare, di essere un po' così menefreghista su certe cose, però ha veramente una grande forza, un grande carattere, una grande forza, quindi è un personaggio che mi ha sempre affascinata molto. Poi, se vogliamo parlare di cose molto frivole, facciamo un cenno ai vestiti meravigliosi che indossava e quindi sicuramente è uno di quei personaggi con le quali io magari mi scambierei di posto solo per poter indossare un vestito di quel tipo. Ovviamente se dovessi scambiarmi di posto per un giorno non andrei a scegliere un giorno in cui c'era la guerra, magari andrei a scegliere la parte del libro in cui la guerra era finita, in cui c'è stata questa rinascita, in cui lei aveva questa bellissima casa nuova, questi vestiti favolosi, quindi insomma sceglierei sicuramente quella parte lì se dovessi scambiarmi di posto. Però diciamo che più o meno in linea generale, queste sono le ragioni e questo è il personaggio. Io, come vi dicevo, non so se riuscirete a trovare questo libro online usato da qualche parte. Comunque, il titolo è La storia completa di Rossella O'Hara. Non c'è un autore, perché credo che sia stato scritto magari dalla redazione della rivista Gioia, non so come abbiano fatto, perché qui non c'è scritto nulla. C'è scritto comunque che è del 94, quindi se per caso qualcuno fosse molto interessato e volesse provare a reperirlo, sappiate che la rivista era Gioia e l'anno era il 94. La rivista era la numero 48, quindi nel dettaglio vi dico anche appunto qual era il numero della rivista. Magari ve lo lascio scritto in info box, non ci sarà un link perché non ho idea di dove si possa trovare, però vi lascio il titolo, la rivista, la numerazione e l'anno, così se per caso lo trovate avete tutto. Io mi fermo, come al solito taggo tutti gli amanti della lettura e vi invito a fare questo tag, anche se ragazzi, diciamoci la verità, io tutte le volte vi invito a farlo, ma poi non lo fa mai nessuno, ma vi assicuro che è un tag molto carino che porta a riflettere tantissimo, perché il fatto di rispondere a una domanda ogni mese porta comunque a riflettere molto, quindi a me questo tag mi sta piacendo e mi sta appassionando molto, quindi lo porto avanti molto volentieri. Vi invito anche ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.